Junior Raffasano e Loacker Wolfsbank Bozen, ancora loro, stesse squadre, un nuovo trofeo in palio, è la FIGH Supercoppa 2016 maschile, quella per la quale pugliesi e altoatesini si affronteranno il 7 dicembre alla palestra Zizi di Fasano con fischio d'apertura alle ore 19.30 e diretta su Palamano TV. Ancora loro perché ad affrontarsi sono due delle formazioni più vincenti degli ultimi anni e soprattutto avversarie per tutto ciò che contava nelle ultime stagioni. A parlare sono i numeri, Fasano e Bolzano si sono contese gli ultimi tre scudetti con un bilancio di 2 successi finali a 1 in favore di Fovi e compagni, oltre a 3 edizioni della Coppa Italia tra il 2012 e oggi, un solo precedente in Supercoppa sempre nel 2012, quando a fare festa furono invece gli altoatesini, e proprio i biancorossi sono anche gli ultimi ad aver trionfato in questa manifestazione vinta l'anno scorso contro il Persano. Ultimo confronto invece tra queste due compagini, la finale scudetto della scorsa stagione, quando il 28 maggio alla Pala San Giacomo di Conversano Fasano chiuse la serie in gara 2, conquistando il secondo titolo italiano della propria storia. A proposito di campionato, primo posto e imbattibilità lunga 10 giornate nel girone C della Serie A per la squadra guidata dal tecnico Ancona, mentre per gli uomini di coach Fusina la stagione ha riservato fino ad ora un solo stop contro il Pressano, che però è valso ai trentini il primo posto momentaneo a scapito proprio dei vice campioni italiani. Sarà il primo appuntamento importante della nostra stagione. Ci teniamo a far bene, soprattutto perché veniamo qui a casa nostra, davanti al nostro pubblico che sicuramente sarà la nostra arma in più. Giochiamo contro un Bolzano un po' diverso dagli ultimi anni, perché senza Radovcic, Dall'Ago e Starcevic ha perso qualcosa in determinate, diciamo, situazioni di gioco, ma comunque i ragazzi che sono andati a sostituire sono di sicuro valore. Giochiamo sicuramente contro il miglior giocatore del campionato, che è Turkovic. Il nostro obiettivo è quello di limitare la sua azione e anche quella di Gaeta e Scorcic. Questi sono, diciamo, gli attributi che temiamo di più. Comunque noi stiamo bene, faremo la nostra partita e cercheremo a tutti i costi di raggiungere questo traguardo per noi e soprattutto per tutta la gente che ci verrà a vedere. Io mi aspetto una partita molto combattuta, una partita vera, maschia, come è sempre stato tra le nostre due squadre. In ultimi 7-8 anni i titoli sempre si dividono tra noi e Fasano. Sono tanti ragazzi che hanno giocato insieme, sono tanti ragazzi che hanno giocato qua a Bolzano, che abbiamo giocato insieme anche in nazionale. Sono sicuro in una partita corretta, un tifo buono, un palazzetto pieno, una bella pubblicità per il primo titolo italiano. Ma sicuramente in queste nostre partite sempre decidevano tanto i portieri, però decidono le piccole cose, quello che sarà più sereno in ultimi 10 minuti, quello che avrà la testa più fresca sarà quello che vince alla fine. Siamo in una parte della stagione dove tutte le due squadre sono preparate, non è fine di stagione dove tutti sono stanchi. Allora io penso che anche Maione è tornato, tutti sono sani di loro, anche da noi Hane Sinerebner è tornato. Aspetto una partita maschia, corretta e alla fine che vinca migliore. Arbitri della sfida tra Junior Fasano e Bolzano, la coppia Iaconello alla palestra Zizi di Fasano, fischio d'apertura alle ore 19.30 per gli appassionati, appuntamento in diretta sul sito web www.pallamano.tv per il racconto dell'incontro che assegnerà la FIGH Supercoppa 2016.